Benvenuti, nel video di oggi non sarò solo, ma sarò in compagnia di un amico di vecchia data, Giuseppe Minè, un investigatore privato che ha un'agenzia con sede a Milano. E cercheremo di rispondere alle domande, che ci vengono poste più di Ciao frequente. Nello, settimana scorsa è venuto un cliente in ufficio. Sì, Lui assolutamente. vuole sapere, vuole conoscere il contenuto di tutte le conversazioni che lei ha con chiunque, vuole conoscere il contenuto di tutti i messaggi WhatsApp, vuole conoscere tutte le mail, tutti i messaggi e tutte le foto e i video e gli audio che lei È scatta. Da illegale remoto comunque. non può farlo. Se io voglio farlo sul telefono di una persona di cui conosco il No, numero. assolutamente no, è sempre illegale. Non so, a me, ti dico, nelle ultime settimane mi ha chiamato più di qualche cliente che è online, girando sul web, si è imbattuto in qualche, credo, sito web o qualche fantomatica azienda che gli ha chiesto, mi sembra, di circa 1.500-2.000 euro e ha detto sì, dammi il numero di telefono, paga, dammi il numero di telefono che puoi spiare, entro 2 o 3 ore. Io ti installo il software a distanza e dopodiché tu controllerai questo cellulare e potrai avere accesso a tutte le informazioni, ma no? Si è trattata di una truffa, insomma. Poi capisci bene che le persone non vanno a sporgere denuncia, perché nel momento in cui vanno a sporgere denuncia dovrebbero ammettere prima loro il reato, no? Il fatto di poter spiare una terza persona, e quindi c'è questa truffa che va in giro sul web, credo, già da più di un anno, insomma. Per quello allora che i miei clienti vengono e mi chiedono se si può fare, perché evidentemente c'è la possibilità, o comunque paventano la possibilità di farlo. Sì, allora questa è una possibilità che hanno solo le forze dell'ordine, gli enti governativi, non è una cosa che può fare un privato, né un'azienda che vende a privato, quindi ci sono questi furbetti, tra virgolette, che manipolano questa informazione e danno da pensare che loro possano farlo. Ovviamente poi ci sono alcune persone che danno tutto per scontato, no? Credono che al giorno d'oggi si possa fare tutto, anche con un costo basso, irrisorio, con un costo più elevato, ma si fidano e inviano questi pagamenti e dopodiché si trovano, prima cosa, senza niente in mano, e seconda cosa, anche tra virgolette, ad aver tentato di commettere un reato. Quindi si trovano in una posizione, dopodiché, che non hanno ottenuto il risultato e in più sono stati anche truffati. Colpa dei film. Colpa dei film, colpa del web, ma più che altro delle persone che girano dietro a determinati siti web, tutto qua. Quindi è una cosa che non è fattibile. Ok? E c'è il video per quello. Sì, c'è pure un video per quello, No, visto? adesso.